Ciao a tutti ragazzi, volevo presentarvi oggi l'ultimo computer della Homer che è uscito nel 2016. Praticamente andrà a sostituire il vecchio MIC 1. Niente, adesso vi faccio vedere nella confezione come si presenta. È una scatola in cartone riciclabile. Molto intelligente la cosa perché così non ci sono sprechi e cose varie. Si presenta in questo modo. La scatola c'è l'orologio e con due cinturini di ricambio mimetici. Non male come idea. Allora andiamo un attimino a vedere all'interno della scatola. È semplice. È una confezione. Allora, si differenzia dall'altro in parecchie cose, sia come software che come opzioni. Allora, ha all'interno il cavetto per ricaricare la batteria, quindi non abbiamo più la necessità di sostituire la batteria quando si scarica. Basta collegarlo a un PC e c'è una pinzetta all'interno che poi farò vedere nel dettaglio. Allora, l'orologio sostanzialmente simile al precedente. Eccolo qui. Andiamo ora a togliere dalla scatola il cinturino. Sostanzialmente è uguale, è cambiato leggermente il design, è nero con la ghiera nera, mentre prima era cromata. Molto elegante e semplice. I numeri sono ben visibili, quindi anche chi ha problemi di vista con questo tipo di orologio non ci sono problemi. Le funzioni praticamente sono rimaste le stesse, c'è l'orario iniziale, poi premendo il bottone c'è l'immersione che abbiamo fatto, l'ultima. E ne memorizza 199 mentre l'altro ne memorizzava 100, quindi abbiamo il doppio delle immersioni memorizzabili. Poi successivamente c'ha un cronometro, un timer conta alla rovescia come l'altro, poi ha il secondo orologio che va impostato come vogliamo. E niente, poi c'ha i vari allarmi sia di profondità, allarme sveglia e anche il timer di superficie. In pratica, conta il tempo che noi rimaniamo in superficie dall'ultimo tuffo che facciamo in automatico. Quindi, è un'opzione molto utile specialmente per chi pesca molto profondo. In genere ci si riposa in superficie 3 volte il tempo che siamo stati in apnea. Ad esempio, se facciamo un'apnea di 1 minuto, è consigliabile stare in superficie a riposo almeno 3 minuti, così possiamo così pescare in tutta sicurezza. Chiaramente è un computer nato per la pesca in apnea, per l'apnea pura anche. Niente, è una cosa molto utile e completa. I due cinturini, eccoli qua, che li vediamo. Ce n'è uno mimetico con tonalità marrone, eccolo qui, si dovrebbe vedere. E poi ce n'è un altro sul grigio mimetico, anche questo nero e grigio, con sfumature grigie, e quindi è un secondo cinturino. Il cavetto ha praticamente una parte USB che va collegata al computer e poi ha una pinza dove ci sono dei contatti che sono nella parte posteriore dell'orologio e praticamente si va ad inserire in questo modo, ecco qui, in questo modo,
e si collega direttamente al computer. Con questo sistema possiamo ricaricare la batteria e l'orologio è sempre funzionante. Niente, io spero di provarlo quanto prima. Come mia abitudine farò un articolo scritto sul sito pescasubapnea.com, quindi con tutte le istruzioni e le varie schermate di come si presenta. Al momento così ho voluto farvi vedere come si presentava nella confezione. Spero di essere stato utile e di provarlo quanto prima. Grazie a tutti.